Beh, vabbè, ho aspettato questo video tipo come il Natale stesso. Ci ho lavorato un mese e mezzo. Queste sono le idee regalo speciale Amazon ed è il più bello fatto mai fatto sul mio canale. Vedrete! Cominciamo che sono gasata. Allora, primo regalo, stiamo sul classico. Heart and Home Christmas Tree. Ditemi che non è bellissima questa candela natalizia. Allora, questo è proprio il profumo di pini di Natale. Io non amo la fragranza pino, ma è talmente bella. Infatti la regalerò. È bellissima, secondo me, e sono 340 grammi di candela. Adoriamo. Poi, questo regalo mi sta molto a cuore, quindi ve lo mostro subito. Questo qua è un regalo fatto per la ricerca LIRC, ok? E c'è scritto un presente pieno di fiducia per lasciare un segno nel domani. Ed è praticamente, LIRC sapete che è... A quest'anno li sostieni la ricerca sul cancro, ok? E qua è un insieme di cioccolati Lindt con il bastoncino fondente cereali, il lingotto fondente e il passione fondente. E trovo che sia un bellissimo regalo da fare agli altri, a noi stessi e per sostenere una causa importante. Quindi l'ho comprato e lo inserisco molto volentieri. Poi, rimanendo cioccolatosi, il calendario dell'avvento KitKat. Boom! La squisitezza di tutti i mini KitKattini! Ma che bello è! No, ma cioè, ma che bello è! Ma stomaco, io adoro il TikTok. Il TikTok. KitKat! Bitch, adoriamo. Poi! Allora, un paio di orecchini natalizi nei miei video non possono mai mancare. E quest'anno, secondo me, ho veramente trovato un'eccellenza. Vi presento Miss Palline Bianche con Renna. No, vabbè, ma la bellezza. Le vedete le rennine piccoline attaccate? Beh, ma che belli sono! Li metterò ovviamente il giorno di Natale. Ovviamente, tipo regina delle nevi. Ho adorato. Poi, qui abbiamo invece Elan e il kit Kaffa. Qui abbiamo il burro detergenti mani unghie, che chi come me ha le mani secchissime d'inverno è proprio un burro detergente fantastico. E poi abbiamo la crema mani unghie profumata con equiseto, liquirizia, mandorle, passiflora, cupa su, vitamina C e vitamina E. Ed è un kit che vi arriva già pronto da regalare, secondo me molto carino e che vi fa fare anche una bella figura e non è economicamente impegnativo. Perché ovviamente il vibe di questo video è non spendiamo troppo. Queste due cose non le avrei inserite in questo video, ma ve ne ho parlato l'altra sera in una live notturna su Instagram. Perché li ho comprati per caso in farmacia mentre compravo il Gaviscon e mi sono innamorata. Siete impazzite, per cui io ve ne parlo anche qui. Dunque, ho comprato il G-Eau de Parfum da donna, questo è il 10 ml. Questo profumo è buonissimo perché è speziato ma dolce, ok. Ma qual è il pezzo forte? L'olio profumato splendente. È diventata un'ossessione. Cioè, io so che alcuni di voi l'hanno ordinato e mi avete detto Giulia, ciao. È un olio profumatissimo, ma profumato di buono, proprio sai esattamente, c'è la stessa fragranza del profumo. Spray, non unge niente, si assorbe, già assorbito, si assorbe in un secondo e lascia la pelle strasetificata con un profumo ma speziato con una punta dolce. Mamma mia! Ma poi quanto è persistente, poi idrata e non unge, ma è buonissimissimo! E quindi anche da regalare, secondo me, è top. Poi, per una super amante del trucco, mi dispiace, ma io questi dovevo inserirli perché io vi presento i Merry Christmas and Happy Holiday. Noi apriamo la pochettina e cosa troviamo all'interno della pochettina, se riusciamo ad aprire la pochettina? I pennelli natalizi! Oh mio Dio! Abbiamo l'alberello di Natale e poi abbiamo le campanelle natalizie e poi abbiamo Mister Babbo Natale e poi abbiamo anche un dolcetto e una rennina. Ora, non saranno sicuramente i pennelli migliori del mondo, a parte che sono tipo acciaio, cioè sono anche pesanti, ma abbiamo un pennello angolato da sopracciglia, un pennello labbra, un pennello d'applicazione ombretto, un pennello più piccolo, sempre piatto da ombretto e un pennello viso tipo blush e contour. Ora, io dico, ma si può non impazzire per i pennelli di Natale? Con pochettina di Natale? E dai, su, cioè, o per una ragazza giovane, o per un amante beauty. Adoriamo. Poi,
queste le confezionate, perché voi le comprate, vi arrivano le scatoline aperte e poi ce le mettete dentro e fate come ho fatto io. Io vi presento le calze di Natale, di quelle tipo con cui vai a letto perché ti scaldano i piedi. Dunque, nel pacco ce ne sono 4 per, mi sembra, 13 euro o qualcosa. Io ovviamente le regalerò due le teniamo io e Crane. Abbiamo il tipo, come si chiama? Non pinguino, come si chiama? Vabbè, avete capito. Poi c'è la rennina, e poi c'è il papà, il pupazzo di neve, e poi c'è, non mi ricordo cos'è, la renna questo, ma che carini sono. Poi sono tipo spugna caldissima, beh vabbè, ma sono troppo simpatiche da regalare anche, ma noi adoriamo, adoriamo! Quindi due le teniamo io e Creed, andarci a letto, stare in casa, e due le regaliamo. Poi, allora, candele, candeline, questa è la più bella secondo me, è una chicca che vi ho trovato, perché voi pensate che sia una scatola di cioccolato, come vedete c'è la latta cioccolato, no? Voi l'aprite, ovviamente c'era una cosa che io ho già tolto, e vi presento la barretta di cioccolato che in realtà è una candela! Ora io qui l'ho rovinata, purtroppo con un'unghia perché sono stupida. Ma un profumo di cioccolato che stai male. Vi dico solo che c'è quella che sembra tipo il salmone, quella che sembra i frutti tipo blueberry, quella che sembra le uova alla coque, ma in realtà hanno un profumo, non so, di vaniglia, di, vi lo scrivo sotto il profumo. Questa sa di cioccolato ed è a forma di cioccolato e io la trovo bellissima. C'è proprio intagliato, è cioccolato e profuma tantissimo di cioccolato, e secondo me è un'idea, oltre che bellissima, anche super simpatica. E si chiamano Candle Can e sono candele tanto vegetali. Ho adorato! E tra l'altro questa è da, sono dato un marchio lituano, made in Lituania, che bello. E 200 grammi, è anche bella pesante, ho adorato. Poi, non può mancare un piccolo set Yankee, che quest'anno ha fatto le votive molto più belle, perché sono in vetro. Più grandi, vedete? Guardate com'è bello questo set natalizio. Abbiamo Sparkling Cinnamon, quindi la cannella, Christmas Cookie e Balsam and Cedar. Ed è proprio tutto già vestito di Natale. Sono troppo belli i vetrini così, secondo me. E c'è anche quella la cannella, quello che profuma di lino. Poi c'era Pink Sand, credo. E questa qua, insomma, è la linea di Natale. Ma è proprio anche pesante. Sono proprio belle, secondo me, da regalare. Come? Cosa ho scoperto? E Art and Home fa una nuova linea che si chiama Bamboo, che sono quelle tipo scoppiettanti, e io ho preso il set da 2, ok? Vedete, hanno il legnetto scoppiettante, questa qua c'è dentro Bamboo e Ginger Lily e Rosewood e Vanilla. Cosa ho fatto cadere? Non si sa. Ah no, peccato, dopo ci serve. E troppo carine, le candele Bamboo nuove sono bellissime, cioè bellissime, dai, e scoppiettanti. Poi, allora, erbolario, ebbene sì, su Amazon ho trovato anche erbolario. E dunque, io non so se voi avete mai sentito Bouquet d'Oro, il profumo, ma se amate i gourmand, le vaniglie dolci, ma non zucchero filato, proprio dolce, ma dolce sexy, voi per Bouquet d'Oro diventate pazzi. Io ce l'ho su e continuo ad annusarmi. Innanzitutto sembra un profumo tipo montale più che l'erbolario, cioè non perché non siano buone le fragranze di erbolario, ma non è che abbiano delle piramidi olfattive distintive. Bouquet d'Oro è buonissimo, è una vaniglia squisita e persistente. E in questo kit abbiamo anche il bagno schiuma con giaggiolo, miele d'acacia e solidago, che non so cosa siano. E, o giaggiolo forse? Bah, non lo so. Comunque, mamma mia, ma la bontà di questo profumo. Mamma mia, vi dico solo mamma mia. E sempre di erbolario ho trovato una chicca. È uscita questa nuova fragranza, non so se per Natale. Si chiama Rosa Purpurea. E guardate cosa ho trovato. C'è il profumo, questo qua. Note di mandarino, rosa rossa, mughetto, iris e muschio. Hanno fatto bene a stemperare la rosa con del mughetto e del muschio, perché sennò diventa un profumo imponente. E c'è mica il... guardate. E allora, la collana con i cosi da profumare e da poi mettersi al collo. No, ma scherziamo. Che poi voi potete spruzzare il vostro profumo e indossarla. No, vabbè, con anche il ricambio. Ditemi che non è l'idea regalo più particolare e bella del mondo, per quanto mi riguarda. È stra particolare ed è un modo diverso per regalare un profumo e io l'ho adorato. E quindi l'ho preso subito, immediatamente. Poi, allora, questo è molto carino, anche per il messaggio che lancia, secondo me.
Allora, questo è di Bottega Verde ed è fa parte della collezione Warm at Home e abbiamo le calze calde da casa con il bagnoschiuma che dovrebbe essere il pepe rosa, ma sopra c'è scritto per te che sei speciale. Vedete? E regalarla a una persona che per noi è speciale, secondo me lancia un bellissimo messaggio. Oltre che le calze comode calde da casa, io d'inverno le adoro, ma è molto profumato questo bagnoschiuma, è buono la fragranza pepe rosa e poi insomma per te che sei speciale mi è piaciuto moltissimo. Con tutti i decori natalizi, mi è piaciuto molto, bellissima idea regalo, poco dispendiosa e che fa scena. Veniamo a una delle cose per me più belle che vedrete in questo video. Ve lo presento veramente col cuore pieno di gioia perché vi sto parlando delle ciabatte dell'elfo di Babbo Natale. Boom! Con campanelle! Ovviamente sono le mie ciabatte di Natale, ovviamente. O vabbè, romperete un po' le scatole a chi è in casa con voi perché suonano. In compenso, si può non voler regalare queste o regalarsi queste. Ho detto tutto. Poi, una chicca, secondo me, è quella di i Pop. Non so se avete mai avuto gli orologi Pop, io ne ho avuti diversi. E questo qua è i Popeyes Your Christmas. E mi è piaciuto da matti l'idea. Com'è che si apriva? L'ho richiuso, adesso non so più aprire. Giulia, Giulia, sviluppati, ecco qua. Allora, avete. Allora, c'erano anche quelli proprio con i disegni natalizi, ma secondo me erano too much perché poi li metti veramente soltanto a dicembre. Mentre qui abbiamo l'orologio rosso, ma con l'omino, il gingerbread attaccato come ciondolino, che poi potete cambiare e vestire di bianco. Non è impegnativo, va bene veramente per tutti. E vedete, rosso lo mettete comunque tutto l'anno, ma vogliamo mettere l'omino di marzapane. E poi lo potete cambiare in bianco, sapete che togliete l'orologio e lo infilate nell'altro. Ma che bello è! Ci sono anche singoli, ma secondo me il kit così da regalare è bellissimo. Ed è ovviamente l'orologio che metterò a Natale. Tutto ovviamente con scritte scritte di Natale, eccetera. L'ho trovato un'idea regalo bellissima, molto particolare, anche per chi può indossare, non so, un orologio importante, perché ama gli orologi belli, ma è simpaticissimo da indossare a Natale, oltre che molto a tema. Poi, vi ho trovato il regalo per chi ama il caffè. Per i caffettari come me. Sono impazzita quando l'ho vista. Questo, il marchio si chiama The Brew Company e questo qua è il Merry Christmas and Happy New Year Coffee Lover. E che cos'è? È una confezione con 5, se ho capito bene, caffè istantanei, fatti con caffè particolari. Abbiamo il Guatemala, l'Honduras, l'Etiopia, il Brasile e la Colombia e sono tutti dei 100% coffee arabica. Voi mettete praticamente l'acqua calda, il caffè sta lì, si fa, è pronto e poi lo mettete nella tazza. Be your own barista. E qua ci sono le indicazioni. Se volete un caffè leggero, 4 minuti in infusione, se volete pesante, 8 minuti. Ed è bellissimo. C'è una persona che ama il caffè o che lavora fuori casa, ma sapete com'è carino? Io infatti questo l'ho comprato da regalare. Mi è piaciuto da pazzi. Poi, vogliamo non dire qualcosa di Kiko che adesso ha aperto lo store su Amazon. Dunque, ho adorato l'Holiday Fable Mini Lipstick Kit. Chi ama i mini non può non amare questo regalo, perché è già in scatolato, già pronto, e ci sono dentro tre mini lipstick. Mi sembra l'avevo pagato 8,90 forse. Ed altro colori bellissimi. Abbiamo un nude effetto velluto rosato, rosa più caldo. Poi abbiamo il colore della Giulia, il nude nocciola rosato chiaro, bellissimo. E poi. Ah! E poi abbiamo una sorta di mauve, quindi colori nude universali che possono veramente piacere a tutti e già in scatolato appunto con un prezzo secondo me onesto, ad esempio per una persona che ama i rossetti può non essere un bellissimo regalo, secondo me sì. Poi, sempre di Kiko, questo in realtà è un regalo che ho ricevuto io da una mia cara amica e l'ho trovato bellissimo. È sempre la stessa collezione ed è l'Ultimate Brow Grooming Kit per le persone che hanno l'affisso delle sopracciglia o con chiunque altro ce l'abbia. Dunque, c'è la pochette compresa e all'interno cosa ci trovate? Io l'ho già aperto, ovviamente, cioè non, ho tolto la carta, insomma. Avete la pinzetta, tra l'altro, con punta di precisione, comodissima. Il mio adorato matitone, sapete quello che è da un lato matte e dal lato shimmer, che anni fa su YouTube era famosissimo. Poi c'è il brow gel e chi mi segue da tanti anni si ricorderà quanto vi parlavo della matita a micromina temperabile di Kiko, quando ancora non c'erano neanche le matite di Anastasia. Tutte noi usavamo questa matita e sono curiosissima di riprovarla ed era famosa perché andava bene solo col suo temperino e se perdevi il temperino potevi buttare la matita, ma era una matita ottima, quindi sono molto curiosa di riprovarla. Quindi veramente tutto per fare le sopracciglia al meglio in questa tanto pochette bellissima a tema Natale e l'ho trovata un'idea bellissima secondo me, quindi ve l'ho inserita.
poi minima spesa, massima resa, ragazzi. Bart Bees, vogliamo parlare del Mistletoe Kit? Un bacio sotto il vischio, appendibile. E qui che cosa abbiamo? Abbiamo un lip balm colorato, un lip balm normale, quindi idratante, e poi abbiamo il Peony Lip Shimmer, che è tipo un gloss nude rosato. E quindi insomma abbiamo tutto per curare le labbra, ma anche in versione colorata. Troppo carino. Oppure, per chi come me ha sempre le labbra secche e fa fuori chili e chili di prodotti labbra, guardate che bello il kitino di Natale Limited Edition con il burro cacao di Bart Bees in tutte le fragranze più natalizie calde. Allora, cioè, sentite qua, vaniglia, vanilla bean, la vaniglia, salted caramel, poi c'è menta e cacao, cioè mint coco, che è tipo un cioccolato alla menta, e poi c'è peppermint. Ora ditemi che non è carinissimo. O anche aprirlo e metterne uno in ogni, non so, biglietto di auguri per le amiche. Sono comunque idee molto carine, secondo me. Allora, direi che metto un attimo su questi perché ne ho altri. Quindi torno subito da voi. Ok, questo lo ho acusticamente aperto perché ho per me. E questo qua è di Brushworks ed è l'HD Ultimate Makeup Brush Set, perché hanno fatto i pennelli in HD ma di Natale di Brushworks, ma rosa. E io ho preso questo set qua, che è quello un po' più grande, e sono praticamente pennelli rosa della linea HD. Ora, sono i migliori pennelli del mondo? No, ma sono morbidi, carini, rosa con tipo la stella di stella alpina, tipo. E comunque mi piacciono, questo da bronzer, c'è questo qua che mi piace moltissimo, poi c'è questo qua da fondo che va bene, insomma sono pennelli carini, tutti rosa e tutti natalizi, quindi li abbiamo assolutamente approvati per i regali, o gli autoregali come nel mio caso. Poi veniamo a qualche pensierino veramente che costa pochissimo ma troppo carino. Allora, ho scoperto questo marchio che si chiama Barefroids, che fa le maschere per capelli, liquide c'è la maschera, e poi c'è la cuffia con la forma che voi scegliete, tipo il fenicottero è rosa e con il fenicottero. Io ho scelto la strawberry perché è quella per detangle, per illuminare il colore, ed è una fragola e vi arriva così. Quindi mettete la maschera e poi mettete la cuffia. Bah, essendo per me ve la posso anche aprire, ma sì, ma che se ne frega, tanto questa è la mia. Ma ci sono anche i set da tre. Io voglio provare assolutamente il fenicottero, ammetto, solo per la forma della maschera. Vi faccio vedere. Aspettate. Ovviamente vi farò la stories quando la faccio, non abbiate dubbi. E questa è una fragola, ma c'è il cocco, c'è, ci sono di tutti i colori e vari, le varie maschere hanno varie funzioni. 10 lode come idea regalo. Poi andiamo avanti. Un braccialetto bellissimo che vi arriva già con la scatola da regalare e lo indosserò, ve lo dico. Mi piace da matti. È un bangle, sembra argento, cioè vi arriva persino col pannetto per lucidarlo. Ed è un bangle col cuore e la placca con scritto Merry Christmas. E per chi come me odia i pennelli, non può mettere i bracciali quelli rigidi perché non mi passano dal polso, e però ne vuoi provare uno rigido, quelli open, così che li puoi mettere serenamente, hanno anche i blocchi perché non caschino, secondo me è carinissimo. Anche da regalare, fa veramente bella figura, sembra un braccialetto molto costoso, quando in realtà non lo è. Bello, bellissimo da regalare, secondo me. Ah, c'è anche il certificato dell'acquisto, la marca si chiama JFE, mi sembra. Comunque vi scrivo tutto. Bello, bello, bello. Poi, ok, dovevo inserirla, mi dispiace, ma non so se c'era anche l'anno scorso, ma io l'ho vista quest'anno ed è bellissima, infatti l'ho presa da regalare. Allora, questa qua è di Jewel Candle, che è quel marchio che mette poi i gioiellini d'argento all'interno delle candele. Tanto quando lo comprate vi spiega tutto, cioè di come aprire, eccetera, bla bla. Comunque, questa qua è la Jewel Candle Buon Natale, con scritto dentro proprio Buon Natale, tanti auguri. Mi piace da matti perché è rossa, io avevo tolto il fiocco e adesso non riesco più a rimetterglielo bene, ma meno qua. E Giulia! Comunque, ha un profumo, anche qua, molto molto pino. E io non amo in generale le fragranze, cioè, no, non è che non mi piacciono le fragranze pino, balsamiche, eccetera, però preferisco quelle più dolci o più speziate, o mi piacciono molto le candele tipo mela cannella, queste cose qua. Però ad esempio il diffusore di
Si chiama di Ava in Mega Alpino, mi piace, cioè, quindi ci sono delle eccezioni. Comunque, vabbè, insomma, bellissimi da regalo perché voi non regalate solo una candela, regalate un gioiello d'argento e potete scegliere se collana, braccialetti o orecchini, ma in questo modello non potete scegliere, se non sbaglio c'è la collana, se ricordo bene. Comunque, grande idea regalo, ci cioè, sono due regali in uno praticamente. Poi, due minuti di silenzio per questo, due minuti di silenzio perché vi ho trovato una delle cose più belle che voi vedrete in questo video, ve lo dico, eh. 3, 2, 1, vi presento la tazza maglione di Natale. Boom! La tazza maglione invernale con scritto Sweater Weather Club. Il pompon ovviamente è sulla scatola, poi viene via, ma la tazza ha una trama che sembra un maglione. No, ma voi ditemi. Poi c'è scritto cioè da chi lo regala a chi lo riceve. Ce n'erano di bellissime, ce n'era uno con tipo un bradipo natalizio che si arrampicava, ma bellissimo. Bellissima, e questa qua la regalerò credo alla nonna Luisa perché quando gliel'ho mostrata, perché le avevo mostrato alcune cose per farle vedere cosa avrei messo io nei video dei regali, lei era impazzita, quindi la regalerò credo alla nonna Luisa. Bellissima comunque. Poi, chi di voi ha amici, amiche che amano bere il vino? Ad esempio, questo è un regalo che io ho preso per una coppia ed è bellissimo. Il marchio è Kitchen Craft e fa delle cose bellissime, secondo me. E questa qua è la Nutcracker Collection, cioè più natalizio di questo si muore. E io vi presento i tappi da vino boom dello schiaccianoci. Ora, ditemi se non è un regalo di Natale simpaticissimo. Saranno mia mamma Emanuele a Natale, glieli regalerò. Ma la bellezza! No, vabbè, poi sono proprio belli, belli, belli disegni, bella scatola, bellissimo. Poi, mica finita! Allora, non volevo proporvi Yankee Candle quest'anno perché è un po' banale, cioè tutti gli anni vi dico Yankee Candle, fa le candele natalizie, Christmas cookie, la mattina di Natale, bla bla. Però, adesso fanno, non so da quanto, una linea che si chiama Home Inspiration, che ha dei gusti diversi, delle fragranze diverse. E quando ho visto questo kit, l'ho trovato talmente bello che ho detto, va bene, lo compro, basta. Perché è tutto natalizio, ma vedete come è fatto? Queste sono le votive classiche. E anche le altre che vi ho mostrato prima di Yankee, ve le ho mostrate perché queste tipo votive in vetro così sono molto diverse. E quando trovo qualcosa di diverso mi piace mostrarvelo. Questo l'ho trovato bellissimo perché ha dentro delle fragranze che non avevo mai sentito prima, tipo Pumpkin Chai Latte, Sunlight on Snow, Glistening Christmas, Reindeer Treats, Snowflake and Sleigh Ride e Pepper Berry Pine, fragranze che io non ho mai sentito, che appunto fanno parte della linea Yankee Candle Home Inspiration. E quindi l'ho voluto inserire perché secondo me è bellissimo. È una linea proprio che si chiama Home Inspiration by Yankee Candle. E quindi anche per una persona che compra abitualmente Yankee e quindi ha già le fragranze natalizie, queste sono diverse ed è un kit come molto molto bello. Se ci avessero messo anche il bicchiere di vetro, quello Yankee dove metto, ci sarebbe stato il top, però è molto bello. Poi andiamo avanti. Mina ha fatto dei kit di Natale molto carini. Unico difetto è che la pochette, io pensavo fosse una pochette, invece è carta con la cerniera, però vabbè, vi danno già il kit pronto e ok. Ce ne sono diversi, ero molto indecisa. C'è anche quello tutto labbra che è molto bello. Alla fine ho scelto questo. Oh, and it's pronounced Mina. Ah, ok. Ti sta dicendo. Ah, a proposito, non si dice Traina come dice molta gente, ma Mina, che è quello che mi dico da sempre. Vabbè. Nel kit che ho scelto io, cosa abbiamo all'interno? Il lipstick liquido 503, che è il loro colore più famoso in assoluto, nonché a mio avviso il più bello. Ah, ma non c'è il liquido. Nell'altro kit c'era il liquido. Vabbè, comunque è bello anche il bullet. Perché nell'altro kit, attenzione che trovate il liquido. Qui invece c'è il bullet. Però è molto bello anche il bullet, quindi chi se ne frega. E poi c'è il The 24 Hour Eyeliner. E io questo eyeliner, vi ricordate, ce l'ho in marrone e in verde. E mi è piaciuto talmente tanto che ero molto contenta di provarlo in nero. E quindi ho scelto questo kit per questo, in realtà. Però ero convintissima che ci fosse rossetto liquido, non in bullet, vabbè lo stesso. E poi c'è il The 24 Hour Level Up Mascara. Io non ho mai provato questo mascara di Mina, in generale nessun mascara di Mina. A parte che ha un packaging bellissimo, sembra acciaio con scritta a rilievo. Vediamo lo scovolino. Promette molto bene lo scovolino. E quindi vi dico già che finito il video andrò a comprare il kit con il rossetto liquido perché sennò poi non sono contenta. E diciamo che questo kit va bene per tutti. Abbiamo eyeliner nero, mascara nero, rossetto nude, addirittura in bullet che piace a più persone, già impochettato. Bellissima, insomma, idea regalo per un amante del beauty. Poi
poi questo è un regalo un po' più lussuoso, ma l'ho voluto inserire perché è bellissimo per quanto mi riguarda. E io l'ho preso, ammetto, per me, questo qua. Voi sapete che Sand & Sky fa il peeling enzimatico che io preferisco al mondo, e in polvere, ed è, cioè, ripeto perché non si capisce, è il mio peeling enzimatico preferito in polvere. Io amo gli enzimatici in polvere. Se parliamo di enzimatici in crema o in gel, ad esempio, amo anche quello di Eterea moltissimo, ma in polvere è il mio preferito. E mi piace molto il marchio Sand & Sky. Adesso ho preso anche, un po' di tempo fa, siero e crema idratante, quella nuova azzurra. Fatto sta che della mia maschera dorata, l'Emo Apple, quella rassodante, ve ne ho già parlato, insomma, è uscito il siero, che è un siero bifasico acqua in olio. Lo volevo provare da un po', fino a quando ho trovato questo, e si chiama Dreamy Glowy Drops, fino a quando ho trovato questo kit particolare con anche il nuovo Firming Facial Roller, e quindi l'ho preso. Questo è il Dreamy Skin Kit. Volevo tanto questo siero, volevo provarlo, quando, perché adesso è uscito proprio questo roller nuovo per lavorare su dai contorni zigomatico, eccetera, e meccanico ovviamente. Quando ho visto questo kit ho detto, beh, chi non vorrebbe riceverlo a Natale, ragazzi? Un siero pazzesco con anche il massaggiatore viso, dai, cioè fa una bellissima figura secondo me. E quindi l'ho voluto inserire. Poi vi ho trovato anche il regalo coreano. Ebbene sì. E tra l'altro, allora, la marca si chiama Coxir e io non la conoscevo. E io ho scelto il kit piccolo perché c'è anche quello più grande con un prodotto in più. E qui abbiamo, sentite qua, il Vita C Bright Serum con vitamina C, niacinamide e vitamina E. E la Vita C Bright Cream, sempre con vitamina C, niacinamide e vitamina E, che lavora ovviamente, è un aspetto antiossidante e macchie. Qui parliamo di macchie e uniformità del colorito ed effetto luminoso. Quindi abbiamo il trattamento completo. E in più, ho trovato come omaggio, ben tre maschere di Mizzon. No? Sì. In omaggio, compreso nel prezzo. C'era in effetto nell'immagine, ma io pensavo che fosse un'immagine decorativa, non che mi arrivassero davvero. E c'è la maschera vitaminica, quella al bambù Smooth and Refining e quella anti-vitalità e antiossidante all'açaí berry. Ditemi se non è una grande bomba idea regalo. Poi, sapete che io amo moltissimo, vi devo fare solamente un video sui profumi low cost update. A proposito, ragazzi, io sto continuando a sentirmi il profumo della bolla, io sto male dalla bontà. Comunque, sapete che tra i profumi low cost miei preferiti c'è il Tonka e Pepe Rosa di Elan, ve ne ho parlato per anni. Non ho mica trovato, ragazzi, il diffusore. No, ragazzi, no. Quando trovi un profumo che ti piace molto e poi trovi il suo diffusore, un profumo per persona, e poi trovi il tuo diffusore, ti gasi moltissimo. E adesso io non riesco a tirarvelo fuori, uffa. E tra l'altro ho visto che vendono anche il refill gigante, il liquido praticamente, con cui potete ricaricarlo. Dai, esci! Ok. È fatto così con i suoi bastoncini ovviamente. E poi c'è il suo tappo di legno. Ed è secondo me una bellissima idea regalo. Veramente. Poi, allora, i diffusori quando sono buoni sono eccezionali. Purtroppo è difficile trovare diffusori buoni perché molti sono belli ma non si sentono tanto. Secondo me Eterea ha fatto il nuovo diffusore, quello per Natale. Ed è una roba che ti senti male da quanto è buono, da quanto si sente. Ma ci aspettiamo qualcosa di meno di Eterea? No. Bene. Poi un tè. Allora, purtroppo io qua sono scema e quando ho aperto la scatola l'ho rotto e mi dispiace perché in realtà avrei dovuto regalarlo, ma non lo regalerò più perché non puoi regalare a una persona un coso rotto. Vabbè, comunque, questo qua è di English Tea Shop Organic, sono tè biologici, e questa qua è la Premium Holiday Collection ed è una selezione di 12 piramidi appunto di tè biologici, e guardate come sono belli, tutti con i babbi natali sopra, vedete? Con vari gusti ovviamente. È secondo me troppo 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 bello da regalare a una persona che ad esempio ama i tè. E tra l'altro sono tè dello Sri Lanka infused with British tradition. Sì. Tutto ecosostenibile, bla bla bla. Abbiamo, sentite qua, è una degustazione Red Collection, 4 gusti diversi: il Ghostly Green col tè verde, cannella, zenzero e menta. Poi abbiamo il Gingerbread Treat con tè nero, cannella, zenzero, mele e cardamomo. Il Festive Spice con tè nero, cannella, bucce d'arancia, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, noce moscata e pepe. La Happy Holiday con tè verde, cannella, melagrana, zenzero, cardamomo, noce moscata e pepe. E basta, perché sono 3x4, 12 esattamente. Bellissimo.
Poi, parlando di un brand di skincare luxury, è un bel modo per provarla senza dover andare, so, a impegnare la carta di credito. Grown Alchemist, che sapete fa uno di quelli che è diventato uno dei miei lip balm preferiti, che è il Watermelon e Vanilla. E questo è il kit bien-entré, ed è troppo carino, perché infatti cosa c'è dentro? Ovviamente il mio lip balm preferito, e l'ho scelto per questo. E avete il lip balm Vanilla Watermelon, che io adoro, in full size, questo è eccezionale, se avete labbra spaccate è eccezionale. Ma in più avete anche, sentite qua, la crema per le mani con la vaniglia e orange peel da 20 ml, e la proverò già stasera. E poi abbiamo, sentite qua, la Hydra Cream Day Cream. Questa qua è la crema giorno a base di camelia, e da 12 ml, crema viso ovviamente. Ed è un bellissimo modo per entrare un po', insomma, nel mondo di Grown Alchemist, o di farci entrare qualcuno che vogliamo, provi un'azienda, secondo me, molto molto valida. Ultime due cose, poi è finito. Allora, ovviamente senza Thun non è Natale. Io non amo molti tirapolvere, cioè amo Thun, ma i cosini piccoli tirapolvere non lo so, no. Ma guardate un po' cosa vi ho trovato, che vi arriva già così in scatolato da regalare, volendo. Della linea caffè al volo. Ah! La tazza pacchetti regali! Dai, è troppo bella! Con i pacchetti regali Thun. Allora, Thun fa... mi piacciono molto i design, ma quelli grossi, però sono troppo costosi per me. Poi se fate la collezione ogni anno fa la campanella, anche appendibile all'albero proprio dell'anno, questo 2021, 2019, eccetera. Però, insomma, la tazza pacchetti regali l'ho trovata troppo bella e quindi l'ho presa. Molto, secondo me è una bellissima idea, regalo, simpatica e non impegnativa. E ultimo, ma non per importanza, torno da Art and Home. Perché cosa hanno fatto? Hanno fatto il diffusore a bastoncino Christmas Tree a base di pino e legno di cedro. Ma guardate la bellezza anche della confezione. Guardate. Con già il cosino tutto. Guardate che bello che è. Una bellissima idea regalo ed è già pronto da regalare. Bene, queste sono tutte le mie super idee regalo Amazon. Immaginatevi il tempo che ci ho messo a trovare tutte queste, sperando che sia ancora tutto in stock, perché alla faccia della crisi va tutto sold out ovunque, io non capisco. Se non ci fossero, io cerco comunque di lasciarvi magari delle alternative, o speriamo che tornino presto, ma insomma di solito Amazon lavora bene con gli stock. Mamma mia, questo profumo è una roba, parlo di quello di lavorare, comunque. Sono molto contenta, sono tutte cose che mi piacciono molto, ci ho messo tanto tempo, ma sono molto orgogliosa del risultato. Spero di cuore che questo video vi sia piaciuto, purtroppo è il penultimo delle idee regalo e poi abbiamo finito, e mi dispiace da pazzi perché io adoro fare video sulle idee regalo. Manca l'ultimo e sarà proprio un putpourri dell'ultima idea regalo che ho scoperto in tutte le fasce prezzo, quindi saranno sia low cost che midi che high end. E sarà quello che concluderà il nostro ciclo di video sulle idee regalo, kit e cofanetti. E niente, io... Ah, a proposito, sappiate che come l'anno scorso, la vigilia di Natale, ci truccheremo insieme in live su Instagram, e quest'anno lo faremo anche a Capodanno. Vabbè che tanto ci trucchiamo praticamente insieme quasi tutti i giorni su Instagram, quindi però è bello farlo anche durante le feste per passarle insieme. Io vi mando un bacio grandissimo e al prossimo video!